Alessandro Allocca, corrispondente della Repubblica. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio Alexandra e buon pomeriggio da Trafalgar Square. Hai fatto un'esamina perfetta di quello che è avvenuto in Scozia, però la novità dell'ultima ora in realtà arriva addirittura dalle parole della regina Elisabetta, perché questa mattina c'è stato il Queen's Speech direttamente a Westminster, che ha segnato anche un ritorno in pubblico della monarca. L'occasione è data dalla lettura degli obiettivi e del programma di governo che si è prefissato Downing Street per i prossimi mesi e per i prossimi anni. E c'è stato proprio un passaggio all'interno del discorso letto dalla regina Elisabetta II, ma in realtà scritto da Boris Johnson e dal suo team, in cui si parla di difesa dell'unità nazionale, dell'unità del Regno Unito, quindi una sorta di risposta indiretta alla First Minister scozzese Nicola Sturgeon da parte dello stesso Boris Johnson, il quale ancora una volta ha voluto confermare che non avallerà la richiesta di un secondo referendum. Quindi, giusto per capirci, considerando la situazione attuale e la vincita dell'SNP, tra l'altro mi sembra la quarta consecutiva, che è un numero abbastanza importante, non c'è un, come dire, pericolo di un possibile Scott exit? Allora, non c'è un pericolo, in realtà non è un pericolo imminente, perché se si dovesse portare avanti tutta la procedura, gli step da compiere sono, da parte della First Minister Nicola Sturgeon, una consultazione popolare per la richiesta di un secondo referendum. Quindi prima deve chiedere al suo popolo, agli scozzesi, se vogliono o meno staccarsi da Londra. Fino a qualche anno fa magari non c'era l'intenzione, scusami, adesso ci potrebbe essere l'intenzione in considerazione della Brexit, però visto anche l'andamento dell'ultimo anno di come Downing Street, quindi Boris Johnson, ha risposto alla situazione pandemica anche e soprattutto dal punto di vista economico, con i tanti sostegni economici e finanziamenti dati ai piccoli imprenditori anche scozzesi, diciamo che questa voglia di staccarsi da Londra è un po' scemata. Quindi primo step, consultazione popolare. Qualora dalla consultazione popolare, dal referendum popolare, mettiamola così, dovesse uscire che il popolo scozzese vuol staccarsi dall'Inghilterra, allora ecco che partirà la richiesta ufficiale a Downing Street. Che però non significa verrà effettuato il referendum, quanto invece verrà chiesto a Boris Johnson di poter effettuare un altro referendum. Però Boris Johnson ha già, come dicevo prima, detto che non accetterà nessun tipo di richiesta da parte della Scozia di staccarsi dal Regno Unito, anche perché è il governo in carica, i conservatori in questo caso, a detenere l'ultima parola su questo argomento. Giusto per capirci, quanto forte è il partito di Boris Johnson, ovvero i Tories, in questo momento, considerando le elezioni? Tra l'altro, Sadiq Khan si è riconfermato come il sindaco di Londra, una vincita piuttosto importante, molto vicina, con il candidato conservativo Sean Bailey, che ha perso. Però il partito Tory si è riconfermato nella maggior parte dei distretti, dei districts a Londra. Quindi, che cosa significa per il partito, soprattutto in questo momento, se vogliamo chiamarlo un momento post-Covid in Gran Bretagna? Perché, da quello che abbiamo visto, già lì si stanno facendo delle riaperture piuttosto serie. Sì, allora, partendo dal punto di vista politico, indubbiamente, per quanto ci siano state delle importanti riconferme, Sadiq Khan, laburisti, quindi a Londra, Liverpool anche guidata dai laburisti, addirittura quest'anno, in questa tornata c'è stata l'elezione della prima sindaco donna di colore, quindi anche importante dal punto di vista della questione Black Lives Matter. La stessa cosa nel Galles, riconferma di Drakeford, primo ministro
ministro gallese laburista, quindi ci sono state delle importanti riconferme per quanto riguarda il partito, chiamiamolo così, di minoranza e laburisti, però allo stesso tempo non sono state delle riconferme schiaccianti tranne il Galles. Ci sono state un po', si è registrato un po' di perdita di terreno proprio all'interno dei laburisti a favore dei conservatori, tant'è che adesso tecnicamente c'è un reshuffle, quindi un rimescolamento delle cariche proprio all'interno dei laburisti, ed è stato messo in forte dubbio anche la carica del leader, del segretario Stemmer. Quindi ribadisco, in realtà più che le riconferme dei laburisti, ciò che hanno evidenziato queste ultime elezioni di Parlamento in Scozia e Galles, amministrative tra Londra, Liverpool, Bristol e altre città, una maggiore conquista di potere da parte del partito di maggioranza, i conservatori, i Tories di Boris Johnson. Ecco, questo era un punto importante, quindi l'opinione pubblica è piuttosto positiva per come è andata la pandemia, insomma la gestione della pandemia, questo cambio di rotta importante che ha fatto Boris Johnson dopo il suo atteggiamento iniziale della cosiddetta herd immunity. Sì, agli inizi è stata una gestione confusionale della pandemia, però io non voglio ovviamente difendere Boris Johnson, Downing Street, perché poi qui scendiamo anche in questioni puramente scientifiche, bisogna avere delle caratteristiche e delle capacità, però io credo che ci sia stata una gestione un po' confusionale, perché dall'altra parte il governo cercava di mettere in campo quella serie di aiuti economici e sostegni da dare alla popolazione, dal piccolo imprenditore al grande imprenditore, dalla famiglia più o meno benestante, e questo ovviamente richiede tempo. Questo tempo è andato a discapito di azioni, come abbiamo visto in Italia, molto più aggressive nel bloccare la pandemia fin dagli inizi, nel contrastare la pandemia fin dagli inizi. Però poi ha recuperato, e questo recupero, basato soprattutto su un grande sostegno economico, potendoselo permettere, perché ovviamente ha la sua moneta, la sterlina, alla sua banca, la Bank of England, quindi ha permesso un contrasto forte della pandemia a suon di campagna vaccinale. Siamo arrivati a 52 milioni di vaccini somministrati, 37 milioni prima dose, più di 15 milioni di richiamo, ma soprattutto un aspetto molto importante è il supporto economico. Sono stati investiti da parte di Downing Street quasi 300 miliardi di sterline ad oggi sotto ogni punto di vista. Supporto all'economia e finanziamento alla sanità pubblica. Assolutamente sì, grazie mille Alessandro Alloc, corrispondente della Repubblica. Grazie per essere stato con noi, buon proseguimento. A voi.